Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia. Do un benvenuto a tutti coloro che seguono i miei videoclip di Ve la do io l'Indonesia e infatti vi porto sempre in posti molto interessanti. Ecco, qui abbiamo una rappresentazione folcloristica e possiamo dire anche floreale fatta con dei cannoni di legno che sono molto ricorrenti qui da trovare, sono molto belli, allegorici, e quello che vedete lì di sfondo è il monumento che segna il passaggio della linea equatoriale. Voi sapete benissimo che la linea equatoriale è una linea immaginaria e passa esattamente su quel monumento là. Siamo veramente a pochissimi metri, molti sono stati nella fascia equatoriale, però pochissimi sono stati nella linea che demarca l'equatore e hanno trovato qualche cosa di interessante. Ecco. Qui qualche cosa di interessante l'abbiamo trovato di sicuro, degli artisti che rendono belli e interessanti questi cannoni di legno, cannoni non so cosa possino sparare, ma probabilmente in origine qualche cannone sarà stato anche fatto anche di legno, magari sparava le noci di cocco, non so che deterrente dal punto di vista militare poteva essere, però sicuramente i tempi in cui la gente portava avanti le lotte con le lance e i bastoni poteva essere un ottimo deterrente. Ecco, qua abbiamo i famosissimi cannoni, qui abbiamo un po' di gente qui ferma a guardare e vi do il mio saluto con questo bellissimo monumento che demarca la linea equatoriale, anzi stacco con questa bella imbarcazione che è molto variopinta e ci sentiamo alla prossima.